lo dicono quasi tutti, anche quelli che ne hanno giocati tantissimi in giro per il mondo. Il derby a Milano è un'altra cosa. Forse perché in una città sola ci sono due squadre ricchissime di storia che giocano nello stesso stadio. Non è solo una stracittadina. Questa partita, spesso, è la storia del calcio, ha voluto dire lotta per il titolo. Appassionati di calcio, benvenuti al derby della Madonnina. San Siro, con la sua imponente struttura, riflette il blasone delle due squadre della città. Sugli spalti è a tutti gli effetti un amichevole, ma in campo entra in gioco anche l'orgoglio di chi non vuole perdere nemmeno una partita di briscola al bar. Sì, beh, non posso dire di essere estraneo alla sensazione, Fabio. Sono partite che dal punto di vista del risultato lasciano il tempo che trovano. Eppure, come atleta, hai sempre una molla che ti scatta dentro. Non puoi perdere per non abituarti alla sensazione della sconfitta. Ma soprattutto, non vuoi che vincano i tuoi rivali di sempre. L'arbitro ha già dato il via. Grande reazione del portiere. Ed ecco il sollievo della difesa per l'occasione sfumata. Si riparte con un fallo laterale. Prova a metterla in mezzo. Se la cava la difesa a lottare la palla. Tocco morbido, palla lunga a cercare il compagno in avanti. E passa! Ottima pressione la sua, palla recuperata. Da lì può segnare, colpisce! Lungo passaggio in avanti. Allunga il piede verso il pallone. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. Hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Bella parata! Che grande parata! Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbaglia. Chance per tirare! Rete! E il risultato. Il primo tempo finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Il gol ha cambiato le carte in tavola. Adesso ci si attende una gara più aperta e speriamo divertente. Solo un gol tra le due squadre, vantaggio fragile. Scodella in avanti. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. L'avversario ha avuto la meglio. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. È riuscito a passare.
contrasta in scivolata, prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione, provano a partire in velocità. È davvero una bella serie di passaggi questa. Ripartiranno con una rimessa laterale. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Cerca il numero, ci mette il fisico e conquista il pallone. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Scatta verso il pallone. Colpisce il pallone, va rapido sulla respinta. Ottima pressione la sua, palla recuperata. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Corner, forse ultima occasione. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare.